Oggi è un giorno speciale. Oggi inizia la Quaresima, un periodo che viene subito dopo i festeggiamenti di Carnevale. Il Carnevale, infatti, è la conclusione del periodo di festa, iniziato con la nascita di Gesù a Natale. Quaresima significa 40 giorni prima della Pasqua. Si tratta infatti di un periodo che precede una delle più grandi feste cristiane, la Pasqua appunto, che celebra la resurrezione di Gesù, figlio di Dio. Ma la Quaresima non è semplicemente un conto alla rovescia o qualcosa da superare, è un'occasione per mettere da parte le distrazioni e concentrarsi sul nostro amico Gesù. In questo periodo abbiamo la possibilità di essere come Gesù, possiamo resistere alle tentazioni e usare questo tempo per avvicinarci a Dio. Possiamo chiedergli scusa per tutte le volte che non ci siamo comportati bene, per le volte in cui potevamo aiutare un amico e non lo abbiamo fatto, per i capricci o per le volte in cui ci siamo arrabbiati e non abbiamo perdonato. Chiediamo scusa a Dio e Lui è pronto ad abbracciarci e perdonarci. Ma come fa Dio a perdonarci? E che cosa cambia dentro di noi? Dio Padre ora prende il nostro cuore, che è un po' indurito e spigoloso, ha bisogno di essere rinnovato, e fa quello che faremmo anche noi per fare un cuore con la pasta modellabile. Lo modella tra le sue esperte mani di creatore, lo massaggia dolcemente, lo riscalda e lo rende bello liscio e dai contorni lineari, e lo rimette bene bene al suo posto, perfettamente funzionante e palpitante d'amore. Cosa dobbiamo fare ora con questo nuovo cuore? Durante tutta la Quaresima possiamo rinunciare a qualcosa e la nostra fatica per questa rinuncia possiamo donarla a Gesù per far ricordare anche a noi di quanto Lui ha sofferto. Ogni volta che sceglieremo di fare qualcosa di buono e non perderemo occasione per dire a qualcuno che gli vogliamo bene, il nostro cuore si rinvigorirà, pulserà più forte e noi ci accorgeremo di essere in cammino con Gesù.